Giuseppe, no? Ma se volessi comprare un orologio, da che cifra si parte per avere un orologio comunque? Orologio vintage, un orologio d'epoca, un orologio diciamo di seconda mano dagli anni 70 ad oggi, si possono comprare orologi anche a cifre abbastanza basse, tipo dei meccanici Ok. come questo rotondo, un orologio classico con la cassa in metallo, orologio che puoi trovare sicuramente anche entro i 120-130 euro, per cui è una cifra direi Ok. buona per qualsiasi tasca, anche diciamo qualcuno che vuole comprare in alternativa un orologio a quarzo di marca molto commerciale come si vede Ok, oggi, che sì. è abbastanza di gran moda, per esempio orologi meccanici sullo stesso genere, con un po' più di storia, un Bulova come questo Longchamp, che era anche questo un circuito di macchine, Anche per questo tornare ci anche si a questo ricollega al consueto, sì, discorso. esatto, però sono orologi che trovi anche questo qua intorno a 150 euro. Un orologio un po' di design degli anni 70, tutto in argento, stranamente, ma era da uomo anche questo, nonostante che la Particolare, forma, sembra sì, sembrerebbe quasi un i... orologio femminile bracciale, ma in o il realtà, Cartier, o quello anche il Cartier Tank Tank American, americano, che aveva un po' quella forma. Questo è più di design degli anni 70, tutto in argento, è un orologio che costa 180 euro, ma un meccanico, carica manuale, quindi ancora una cifra abbastanza buona. Salendo leggermente, intorno ai 200 euro, questo è un review degli anni 70 dei Date, carino come quadrante, perché è proprio la classica cassa anni 70, quadrata con il vetro rotondo. È particolare, cioè Sì, molto un po' particolare. particolare. Questo tra l'altro è un fondo di magazzino con ancora Ah, dietro con ancora la dietro sua la cartina a copertina. protezione delle righe del fondello. Ed è chiaramente anche questo qua un orologio meccanico, quindi diciamo c'ha un po' di storia, carica manuale, ha il suo buon meccanismo. Qui si arriva invece intorno all'orologio degli anni 40 con le anse, diciamo a goccia, cosiddette a goccia, è una bella lancettina rossa Titus, Sì. questa era una marca famosa in quegli anni perché aveva tre marchi, Titus, Solville, che era un'altra marca buona, sempre dell'epoca, e faceva anche dei cronografi molto carini, questa qua, famosissima, dei cronografi, quelli con la cassa capsulata, la prima cassa d'oro, la seconda di metallo. Ah, ok, no, non ho presente in genere, però. Sono anche quelli sono orologi che si possono trovare a cifre, ma attorno ai 600 euro, Quindi stessa per un marca. cronografo è buono, È nel buono, è il senso primo è... prezzo per un cronografo meccanico. E Quindi... era la cassa oro, Ah, peraltro, di cui ok. parlavamo. Arrivando invece sempre a orologi che oggi sono abbastanza di moda, specialmente in quei modelli che dicevamo con movimento a quarzo, perché la cassa è la più semplice, la più classica, anche piatta. Questo è un Ebel, quindi una buonissima marca. Marca che ha fatto vari orologi importanti, la Ebel. E Ok. Ok. questo è un meccanico, questo è un orologio che diciamo siamo intorno ai 450 euro, quindi siamo una Poi è cifra molto elegante molto comunque. elegante, se lo metti al Molto polso, elegante. che tu sia diciamo vestito elegante o anche sportivo, Ok. questo Va bene per ogni soddisfa. occasione. In questi prezzi chiaramente conta molto anche la marca, nel senso che a parità di movimento, a parità di estetica di cassa, è davvero un nome conosciuto, Ah, un quindi altro. commerciale a un altro, insomma la differenza, per esempio questo che sarebbe un orologio molto carino con queste anse modellate, tipo quella dell'Omega Speedmaster, Ah, stesso ok. tipo di ansa, e questo è un buon orologio perché era un Marvin, una marca abbastanza famosa, sempre a carica manuale, anni 50, fine 40, inizio anni 50, È il e quadrante in due toni. Due quadrante a due toni, quindi toni, secondo no? in centro, bellini grandi. Sì. Un buon orologio che costa una cifra abbastanza abbordabile, intorno ai 450 euro, quindi Ok. si può spendere anche cifra buona con un orologio anche un po' di design con queste anse particolari. Questo sembra il Patek Philippe, il Calatrava, Eh sì, quello c'è proprio un a due Calatrava toni. con quelle anse. Anche se però dico anche come tipologia di quadrante, no? Se ci Sì, a sono due quello a toni, due toni, sì. sì. Un'altra delle marche che faceva quadranti molto belli a due toni era Vacheron Constantin, Ok, stessa epoca, con un orologio con quel tipo di anse. però non siamo No, nel però nostro comunque con range. Vacheron non siamo nemmeno tanto più alti, è che si trova Ok. poco ora sul mercato perché è troppo bassa la valutazione e quindi la gente non vende volentieri Vacheron. Con Ah. Vacheron, con quelle anze lo compresti intorno sotto i 3.000 euro e sinceramente è poco rapportando a cosa compri, È al cosa compri marchio con che è. 3.000 euro. Se vai sul mercato a comprare qualcosa con 3.000 euro,
compri un orologio di marca molto buona come Rolex in Sì. acciaio, ma il modello base, l'automatico senza datario. E questo invece ti venderebbe Vacheron, un orologio di meccanica molto buona, con una cassa con delle anse particolari, ma Sì. No, entro sì. i 3.000 euro, quindi ma una cifra piuttosto bassa, quindi. Eppure qualche curiosità anche, sempre intorno ai 500 euro, tipo questo che era un orologio Omega della Prima Guerra Mondiale, spesso Ok. si vedono in certi film proposti, perché magari trova roba dei film e usano sempre attenzione agli oggetti che mettono al polso. Sono Questo ha belli. quadrante smalto 12 12 rosso. rosso. Se ne vedono molti nel film Assassino sull'Oriente Express, Ok, il non quel, primo, non è il lui, primo, non tipo, l'ultimo, ok. dove quando succede l'omicidio tutti guardano Poi c'è l'orologio e buona accennato. parte degli orologi hanno questo tipo di grafica, cioè numeri Parigi così neri e Ok. 12 rosso. Sono orologi militari, cioè Sono orologi anche che sono orologi. stati del periodo, diciamo, militare, quindi intorno alla Prima Guerra Mondiale, e usati anche a livello proprio dei militari, dove l'alternativa era già, ancora nell'epoca lì, l'orologio da tasca. Chi già era più moderno portava l'orologio da polso, pur sapendo che era un po' più delicato. E allora a quel punto Ok, vendevano anche delle grigliette ok, sì. che proteggevano il vetro. Un altro genere di orologi è il famoso Stellina della Zenith, quindi un calibro piuttosto grande, una misura grande, carica manuale, meccanico. E anche questo siamo nell'ambito dei 500-600 500. euro. Un altro genere di orologi potrebbe essere anche arrivare fino a orologi d'oro, sempre classici, magari con anse particolari o molto molto classici, un po' piatti tipo questi, e di marca buona perché Zenith, Movado, Omega, e anche questi come prezzo rientriamo sempre intorno ai 700-800 euro massimo. Buoni orologi, sempre degli anni 40-50 e abbastanza anche robusti come orologi. Questo è bello, questo Molto, movato è molto bello. grande poi, bel Sì. diametro, una bella grafica di quadrante, quello è un bell'orologio, sì. E Sì. poi abbiamo anche orologi un po' più sportivi, questo per esempio un Longines monopulsante cronografo delle Olimpiadi di Monaco del Questo è un 72, non Conquest? logo, è un Conquest come modello di orologio, però è un Conquest monopulsante, quindi Ok. un po' meno diciamo eclatante, ma comunque è sempre un cronografo, un bracciale acciaio. Un quadrante un po' sportivo. Mi dà l'idea di quadrante molto anni 70, Sì, almeno infatti del per il 70, sì, per il certo. colore. Tipico proprio dell'epoca. Quei Sì. Sì. colori un po' smorti, un po' pastello, che andava molto in quegli anni. Poi Ok. passerei anche a qualche orologio di forma un po' diversa, perché poi alla fine è sempre rotondo. Questo per esempio è un Longines in oro degli anni 40. Ok. Bello, questo è bello. Rettangolare, sì, un orologio che costa intorno ai 1.300 euro, e stessa cifra anche questo Omega a carica automatica degli anni 50, alla cassa del modello Cosmic, quello che avevano fatto anche con le fasi lunari. Questo è elastico, puoi Ah, metterlo al polso anche ok, tipo, tirando. vabbè, Sì, infatti metto l'altro simpatica. qua. È il suo bracciale, del suo bracciale, è un bracciale dell'epoca, non il suo Omega, ma il bracciale dell'epoca che ci è stato trovato sopra, e devo dire molto carino. Sì, Bello ci sta. grande anche come fascia. Salendo ancora un pochino, quindi arrivando a passare i 1.000 euro, un IWC in oro, classico, molto classico, quadrante a due toni anche lui, Bello. cassa a scatto, buon orologio, un orologio da 1.300 euro, quindi insomma una cifra abbordabile. Ecco, andando leggermente ancora sopra, intorno ai 1.500 euro, un bel cronografo in acciaio e oro della Universal degli anni 30, con una grafica proprio anni 30. Sui Questo. cronografi diciamo che lì è un po' il limite di partenza, a parte quei cronografi suisse che dicevamo prima della marca Titus, o comunque marche analoghe, cronograf Swiss. Quando comincia a toccare le marche si parte sempre più o meno da quella cifra. Un buon orologio potrebbe essere questo Longines, questa insomma già una cosa un po' più importante, con il bollo in smalto sul retro, oro rosa, automatico, siamo negli anni Questo è un 60, Conquest, questo sì. Conquest, Questo è bello. un Più. orologio da 1.500 euro, Sì, quindi c'è una la cassa cifra, molto più grossa sì, molto, anche rispetto. pesante, cassa a vite Sì. molto pesante, sempre per rifarci un po' a quei modelli super classici che vanno oggi. Questo per esempio un buon Jaeger-LeCoultre in oro, meccanico, carica manuale, anni 80, questo proprio
forse il più recente di quelli che vediamo. Quadrante perfetto. Quadrante perfetto, perché essendo quel tipo di smalto rimane sempre perfetto. Quello o si rovina proprio completamente. Cioè, si graffia proprio. Sì, cioè, si come, si spezza proprio. Come quelli in ceramica. Come quelli in ceramica, tipo questi che a volte okay. Possono avere dei difetti a partire dagli anni 20, sai. Sì, ha un po' di anni. Sì. Ma magari hanno fatto anche la guerra. Certo, anzi. O perlomeno che se non l'ha fatta chi l'aveva al polso. Sì, magari l'orologio non l'ha fatta. Ecco, arrivando intorno ai 1500 euro, cominciamo a vedere qualche Rolex, tipo questo, che è un carica manuale degli anni 70, molto carino. Carino anche perché c'è all'interno con la grafica in oro, cinturino in pelle. Bello. Sì, anche una buona misura perché è un 34 mm, quindi una misura che oggi va molto per uomo e per donna. Si rende molto per ragazzi e anche per donna. Poi queste tipologie di Rolex stanno molto bene comunque con i cinturini. Sposano bene col cinturino, specialmente se un po' vintage, un po' magari con un pellame che sembra un po' già invecchiato. Anche il cuoio sta bene. Sì, anche il cuoio tipo quello del... meglio ancora quello... Ecco, questo. Cioè, stesso, esatto. Cuoio invecchiato è carino molto su questi modelli. Sì. Invece c'è qualcosa anche di braccialato. Braccialato, per esempio, questo che in più al bracciale ha anche il datario. Ok. Quindi qui carica manuale, corona vite da svitare, caricare e riavvitare. Anche questo, per esempio, con bracciale qui siamo più vicini ai 2000 euro, intorno ai 1900 euro. Insomma, qua hai già un bellissimo orologio. Cioè, anche questi sono tutti ottimi orologi, però diciamo se... Ne vuoi uno braccialato, poi oltretutto della Rolex, insomma, esatto. Quando parliamo 1800. Di una marca Rolex, insomma, uno pensa sempre dove spendere migliaia e migliaia di euro. In realtà anche entro i 2000 euro si può spendere comprando dei buoni orologi. Sì. Anche questo IWC è molto carino, secondo me. Sempre in acciaio, con la cassa monoblocco, quindi una cassa con una certa impermeabilità, infatti la coroncina con il pescino ti dice che... Ah, che impermeabile. Ah, sì? Il pescino, sì. Facciamo due sistemi la IWC. Quel tipo di pescino senza le pinne, e quando era proprio subacqueo o da profondità, il pescino portava una pinna sulla schiena del pescino. Ok. E in quel caso era un orologio che aveva più di 100 metri di profondità. Ah, non lo sapevo. Infatti. Sì, cioè, così meno capivo. Le due corone, il pescino tipo tonno, okay. Diciamo, era impermeabile. Il pescino da profondità, tipo Marlin. Come se fosse un diver. Cioè, un diver. Era proprio un orologio. Siamo negli anni 60 lì. Bello, anche delle belle anse. Anche secondo me. Poi un bel diametro in una misura di cinturino piuttosto larga, che invece era un po' la pecca degli anni 50-60, perché il cinturino più piccolo era, più elegante era. In realtà oggi si cerca sempre cinturini larghi. La moda. Tipo di orologio maschile, ma che oggi è anche più femminile. E anche questo lungino in oro bianco con i brillanti. Okay. Una cosa un po' più... vista oggi un po' kitsch, ma in realtà era molto molto di moda negli anni 50. Gli uomini avevano, specialmente in America, scarpe di due colori, bianche e nere. Ah, ok, sì. E questo era il tipo di orologio che si abbinava perfetto a quel tipo di scarpe. Tipo... E qua c'è i brillanti. C'è i brillantini, c'è le ore con i brillantini e anche la cassa con i due Con i brillantini sotto. A ore 12 e ore 6. Molto particolare. Non so se lo indosserei sinceramente, però... Devo dire che questo oggi come oggi è un orologio più destinato a un mercato femminile piuttosto che maschile, ma nasceva da uomo. Ok, direi che l'ultimo alla fine è il più famoso orologio della Rolex nei modelli vintage, ovvero l'ovetto, quindi il primo automatico della Rolex con una cassa molto bombata sotto che alloggiava un automatico di uno spessore piuttosto alto e quindi richiedeva questa cassa a ovetto. E questo è, diciamo, stato insieme all'altro modello che si chiamava Prince, il primo, diciamo, orologio di marca Rolex da collezionare. L'ovetto è il Prince. Prima ancora dei cronografi, molto prima dei Daytona e dei Submariner GMT, l'ovetto era il primo orologio da collezione che è stato chiamato, diciamo, dagli anni ormai morti, perché gli orologi sono stati dietro per tanti anni nei cassetti, quindi i primi modelli che sono stati tirati fuori erano proprio l'ovetto e il Prince. E questo è un orologio intorno ai 2000 euro. Che comunque può essere una collezione, cioè non ha un prezzo da... Diciamo che si è fermato a quei prezzi fin dalla metà degli anni 90. Perché fino alla metà degli anni 90 è andato da zero fino a quella cifra. Perché non era nessuno neanche. Prima zero, poi è arrivato fino a quella cifra perché il mercato chiedeva proprio gli orologi. Poi con l'avvento degli orologi sportivi di moda, quindi misure grandi,
L'ovetto è rimasto un po' penalizzato nella misura. È una misura che oggi si usa uomo-donna, ma Questa 1 hai detto? come Sì. diametro è un 34 mm. Quindi è un po' scarsino come misura, considerando Sì, gli altri altri, modelli della Rolex, per esempio, il just più classico da uomo è 36, 36, quindi c'è 36, 2 mm in più, poi in quel taglio di esatto. cassa si disperde molto nella cassa il Sì. diametro, Cioè e il quadrante alla fine è piccolino. È più sullo spessore, sì, più sullo è sulla spessore, larghezza, insomma sul sì. diametro. Però è sempre un buon orologio, è sempre un bellissimo orologio quello lì. Anzi, devo dire che i giapponesi ancora oggi comprano gli ovetti come noi li, diciamo, compravamo e vendevamo negli anni 90. Per loro è rimasto un orologio che per la loro misura di polso è perfetto. Perfetto. Sì, da noi prese poi campo negli anni successivi l'ovettone, che era la stessa estetica di orologio, ma di misura più grande, e che oggi vale molto di più dell'ovetto, mentre per i giapponesi la misura giusta era quella dell'ovetto. Per i loro polsi l'ovetto è ancora perfetto. Nasce bracciolato però. Ah, No, nasceva nasce col cinturino cinturino pelle, anche nelle in pelle. pubblicità lo trovi più spesso col cinturino in pelle. E poi, quando arriviamo poi agli anni, perché nasce negli anni 30 Ah, quell'orologio, ma ok. quando arriviamo alla fine degli anni 40, inizio anni 50, molto più spesso braccialato, col bracciale Oyster, l'identico. Pensavo nascesse. No, era. Mi dava l'idea di un orologio che. Se ne vede anche fotografato in una pubblicità lo stesso orologio con un bracciale d'acciaio dentro una bull di un acquario, Ok. con i pescini dentro e la mano che mette dentro Ah, per l'orologio. far vedere. Sì, che fa vedere che l'orologio era anche impermeabile, Impermeabile. però non è con bracciale, è con cinturino di pelle. Ho capito. Solo poi alla fine degli anni 40, inizio anni 50 si vede spesso col bracciale, che poi era un Oyster, come ho detto, Ah, rivettato. quindi masterclass. Sì, c'è un attacco diverso, c'è l'attacco pari, invece di avere l'attacco che incastra dentro, c'è l'attacco Ah. pari. La considerazione finale alla fine è che, volendo spendere anche una cifra abbastanza economica, quindi dai 150 euro, 100 euro, fino a 2000 euro si possono comprare buoni orologi anche di buona marca, Anche i e marchi secondo blasonati me anche marche comunque. blasonate, perché arriviamo fino a IWC, Rolex, Omega, Longines, Jaeger Universal, Jaeger LeCoultre, LeCoultre, Zenita, insomma. Zenith, quindi anche marche molto blasonate, pur rimanendo in una cifra accettabile. Quindi secondo me qualsiasi tasca può, se ha voglia di trovare un orologio meccanico, tralasciando magari i quarzi della generazione. Per esempio, anche orologi tipo i Bulova Acutron potrebbero essere ancora orologi molto carini, inseribili in questa fascia di prezzo, perché vanno chiaramente dai 400 ai 1000 euro, e molto carini anche quelli, nelle varie versioni, Space Ah, View, quello che c'ha il ok, ora l'ho inteso. Beh, quadrante, bello, carino, quello carino. dico che poi ha anche un movimento particolare, cioè non è il Sì, c'è un movimento. movimento a vista. Si Sì. vede dentro con le parti verdi dei filamenti di rame. Però non è proprio al quarzo. No, è a diaposi. Ah, In realtà diapason. è a Ok, diaposi. infatti quello non Quindi mi c'è una pila che ricordavo. manda un meccanismo, ma è un meccanismo diverso rispetto al quarzo. C'è un diapason che vibra, una lamella che vibra dentro una forma di Ok. diapason, e in base a queste vibrazioni scandisce il tempo. Quindi non è come il quarzo, ma è un sistema, diciamo, più vecchio. Chiaramente è stato poi abbandonato perché era costoso e ha bisogno di un po' di manutenzione. Ok. Quindi è un po' più delicato rispetto al quarzo. Ecco, una domanda. Questi orologi, no, che comunque sono tutti usati, chi Sì? più, chi meno, no? Sì? Hanno tutti comunque bisogno di una manutenzione. Certo. Anche quelli nuovi, dici, dopo un po' di tempo. Però questi orologi hanno bisogno di una manutenzione, cioè di una revisione Secondo me, se uno fa un po' di più attenzione frequente. all'umidità, che poi in realtà è il peggior nemico di questi orologi meccanici, Ok. l'umidità, tranne che non siano subacquei, secondo me alla fine la manutenzione è comunque una volta ogni 5 anni, 6 anni. 5-6 Sì. anni. Poi si vede se l'orologio comincia ad andare male, Beh. chiaro che gli devi concedere leggermente un più, diciamo, per quel che riguarda la precisione. Gli va concesso qualcosa in più, perché chiaramente risente molto di più del caldo, del freddo, quindi non devi essere, diciamo, sai di non avere davanti un tempo atomico, ecco, per Ok, sì. capirci. Se prendi un orologio a quarzo sai che hai sempre l'ora perfetta. Perfetto. Certo, non hai un cuore dentro, una Esatto. cosa un po' ghiaccia, un Un po' po' finta, finta. sì, un po' finta, Finta. bravo, bravo, un po' finta, bene.